L'universo femminile e l'evoluzione dell'assistenza medica e sociale a Torino dal Settecento ai giorni nostri. Questo è il tema del volume La donna nella medicina, dal Baliatico al Primariato, Torino tra Settecento e il Terzo Millennio, curato dal Soroptimist International e presentato a Palazzo Lascaris mercoledì 30 maggio. Durante l'incontro organizzato dalla Consulta Femminile Regionale del Piemonte è emerso il ruolo di crescente responsabilità delle donne nell'assistenza e nella professione medica. E anche un primato tutto piemontese. A Torino nel 1878 si è laureata la prima donna medico d'Italia, Maria Farnè Velleda. Il significato di questo volume è stato quello di mettere in luce quanto sia stato fatto a Torino per la salute e la cura della donna. Non dimentichiamoci che poi questa città ospita il Sant'Anna, che è il più grande ospedale ostetrico-ginecologico d'Europa e che è stato il centro di tutta una serie di primati in campo ostetrico-ginecologico.